Ok, allora oggi, come già annunciato, spieghiamo come installare Linux sul proprio PC. E oggi ci sono diversi modi per installare o anche semplicemente per provare Linux sul proprio PC. E oggi andremo a vedere alcuni metodi appunto per provare e effettivamente installare Linux sul proprio PC. I primi due modi sono appunto per provare sul proprio PC Linux. Gli altri due sono i metodi che vengono usati effettivamente per installare Linux, qualunque distribuzione, sul proprio PC. Il primo è solo per gli utenti che hanno sistemi operativi Windows, mentre il secondo metodo utilizza le virtual machine, che appunto quello è valido per qualunque sistema operativo. Quindi iniziamo. Che cos'è VSL? VSL dice che bisogna andare su Windows Subsystem for Linux ed è appunto un ambiente che dice bisogna andare su PowerShell e usare il comando VSL --install e dopo che avete fatto il comando vedrete delle schermature, però in alcuni casi potrebbe, se avete delle versioni o un sistema operativo Windows vecchio, potremmo installare la versione 1. Se per cambiare, ad esempio, qui ho questa è la schermata CLI, che sarebbe l'ambiente di terminale. Ad esempio, questo di default è di Ubuntu, appunto, che viene installato quando installate VSL sul vostro sistema operativo Windows. Per installare VSL, per installarlo è abbastanza semplice, bisogna andare su PowerShell e utilizzare il comando VSL --install e dopo che avete fatto il comando vedrete delle schermature, però in alcuni casi potrete, se avete delle versioni o un sistema operativo Windows vecchio, potremmo installare la versione 1. Se per cambiare la versione di VSL basta semplicemente andare sul prompt o anche su PowerShell è uguale, digitate il comando. Una volta che avete installato, semplicemente aprite appunto l'ambiente di VSL con Ubuntu, vi create l'account, utente, password e potete usare il CLI appunto di Ubuntu. Però un consiglio, potete usare appunto il comando vsl-l-b per controllare che la versione sia corretta, perché è consigliato avere VSL versione 2, perché ci sono due versioni di VSL. Default installa la versione 2, però in alcuni casi potrebbe, se avete delle versioni o un sistema operativo Windows vecchio, potrebbe installare la versione 1. Se per cambiare la versione di VSL basta semplicemente andare sul prompt o anche su PowerShell, è uguale. Digitate il comando, set default version e sostituite version con 1 o 2, quella che preferite. Ovviamente è consigliato avere la seconda perché è la più recente. Poi potete installare più distribuzioni Linux con questo comando, che è quello di prima, semplicemente aggiungete il flag di e il nome della distribuzione. Per esempio, se io volessi installare Debian o OpenSUSE, mi basta digitare il comando di e sostituire il distribution name con Ubuntu, cioè sì, con Debian o anche OpenSUSE, diciamo. Potete avere più distribuzioni sullo stesso sistema operativo Windows. Se voi volete sapere quante distribuzioni potete installare e quali soprattutto, basta digitare questo comando e vi mostrerà, sulla PowerShell vi mostrerà la lista delle distribuzioni Linux che sono supportate da VSL che voi potete installare effettivamente sul vostro sistema operativo Windows. La lista è abbastanza limitata perché da Microsoft che dice Debian, OpenSUSE, che Kali, non avete altri sistemi operativi. Quindi non sempre si consiglia di usare VSL per provare appunto Linux.
Ed è per questo che appunto esiste la virtual machine. Però se volete approfondire come funziona OSM, se volete saperne di più, potete sempre guardare il sito, è una guida fatta da Microsoft che dice appunto dettagliatamente come funziona appunto OSL, come potete usarlo e eccetera, eccetera. Adesso vorrei parlare di che cos'è una macchina virtuale in breve. Una macchina virtuale è una virtualizzazione che simula, diciamo così, un altro computer. In questa giornata parleremo appunto di VirtualBox, che è un'applicazione, un software che vi permette di avere una macchina virtuale. E VirtualBox vi permette di avere più specie di. È come avere un altro sistema operativo totalmente virtuale senza dover per forza avere qualcosa di fisico. E da un lato è molto comodo perché vi permette di avere meno, cioè di far risparmiare la parte fisica, diciamo, se voi non siete sicuri di avere una macchina Linux con una macchina virtuale, è molto più semplice provare. E in questa giornata parleremo appunto di VirtualBox, che è un'applicazione, un software che vi permette di avere una macchina virtuale. E VirtualBox vi permette di avere più sistemi operativi all'interno del vostro computer e potete simulare qualunque tipo di sistema operativo che vogliate, che sia Linux, Mac. Un corso mesi fa su OnLab e lì ci sono maggiori dettagli a riguardo per quanto riguarda appunto le macchine virtuali. Adesso però parliamo di che cos'è VirtualBox. È il programma che utilizzeremo per installare appunto una macchina virtuale con un Linux. VirtualBox è un'applicazione, un hypervisor per architettura x86 sviluppata da Oracle, che supporta e vi permette di avere più macchine virtuali all'interno del vostro computer. VirtualBox vi permette di avere più sistemi operativi all'interno del vostro computer e potete simulare qualunque tipo di sistema operativo che vogliate, che sia Linux, Mac, Windows stesso anche, qualunque sistema operativo voi vogliate che abbia appunto l'architettura x86. Questa è la schermata iniziale quando aprite l'applicazione di VirtualBox. Qua c'è una lista di macchine virtuali con all'interno l'OS che appunto ha il nome. Ad esempio questa ha Windows 3, questa ha Windows 10, questa macchina virtuale che simula Gentoo, questa OpenSUSE. E quando selezionate vi dà informazioni su quanta memoria, 48 MB di memoria e anche 16 MB di video, eccetera. Allora, come creare appunto una macchina virtuale su VirtualBox? Allora, il primo step andate su New è molto semplice, basta andare sulla pagina ufficiale di VirtualBox, lì troverete nella sezione download, trovate i link che vi interessano per installarlo. Una volta fatto, potete iniziare a creare effettivamente la vostra macchina virtuale per simulare, ad esempio nel nostro caso, una distribuzione Linux. Questo è un esempio di quello che ho fatto io. Ad esempio, qui ho creato la mia macchina virtuale, l'ho chiamata Fedora e ho installato appunto un sistema operativo Fedora 64 bit. E qua ho riservato ad esempio 248 MB di memoria e anche 16 MB di video, eccetera. Allora, come creare appunto
appunto una macchina virtuale su VirtualBox. Allora, il primo step, andate su New, che è qui, cliccate su Nuova, se avete in italiano, e da lì iniziamo a creare appunto questa A della vostra RAM per una macchina virtuale, perché rischiate di soffocare il sistema operativo che avete all'interno del vostro computer, per provare almeno un minimo di programmi su questa distribuzione. Adesso, dopo che avete allocato anche la memoria su hard disk, l'unica cosa che manca è appunto il nome che volete dare appunto a questa macchina virtuale. Dopodiché dovete scegliere quanta memoria, quindi RAM, volete allocare per questa macchina virtuale. Di solito è raccomandato, è consigliato 2048 MB di RAM. È sconsigliato caldamente immagazzinare, allocare più della metà della vostra RAM per una macchina virtuale, perché rischiate di soffocare il sistema operativo che avete all'interno del vostro computer, per provare almeno un minimo di programmi su questa distribuzione. Adesso, dopo che avete allocato anche la memoria su hard disk, l'unica cosa che manca è appunto il file ISO da caricare all'interno. A questo punto, dopo che avete allocato la memoria per la vostra macchina virtuale, manca lo spazio da allocare per l'hard disk. Quindi, ad esempio, io quando ho fatto la macchina virtuale ho allocato 32 GB di memoria su hard disk. Di solito, se voi volete installare ad esempio Ubuntu, Debian o altre distribuzioni, per provare almeno 8-10 GB per stare sicuri, poi se avete più spazio potete ovviamente allocare più memoria, però solitamente almeno 8-10 GB come minimo per fare appunto, per provare almeno un minimo di programmi su questa distribuzione. Adesso, dopo che avete allocato anche la memoria su hard disk, l'unica cosa che manca è appunto il file ISO da caricare all'interno per installare appunto la distribuzione. Il file ISO è un file che è l'installer proprio della distribuzione Linux che voi volete installare. Quindi per scaricare il file ISO vi basta semplicemente andare sui siti ufficiali delle distribuzioni Linux, trovate i file ISO che vi interessano. Una volta che li avete scaricati, li caricate all'interno della modalità virtuale e dopodiché, questa è più, dopodiché avete finito, fate partire la macchina e potete iniziare ad usare effettivamente la macchina virtuale. E, ultima cosa, questa è più una... È anche una cosa tecnica, di solito questa parte è di default, la installa semplicemente in automatico, ma volendo si può andare nelle impostazioni e selezionare appunto i guest edition. I guest edition sono dei vi permettono di appunto installare appunto all'interno di una macchina virtuale altri sistemi operativi che voi avete già, diciamo. Oltre a quelli vi permettono di avere anche dei driver, vi permettono anche di installare dei driver all'interno della vostra macchina virtuale, quindi è molto comodo avere i guest edition. Solitamente sono, come ripeto, installati già di default, ma si può comunque andare nelle impostazioni di VirtualBox e installare. Voglio includere la memoria di Linux. Tu stai parlando non di RAM, stai parlando di memoria. Per quanto riguarda l'OPM, quello che in realtà succede praticamente è che quando, soprattutto se usi la produzione che ha suggerito Enrico, della dinamica di allocated, quello che fa in realtà è dare un limite massimo a quanto spazio può occupare l'oggetto. E... Grazie per avermi ascoltato. Qualcuno domande su questa parte? Bravo. Ah, volevo sapere
se fosse qualche problema l'allocazione di memoria della disk, quindi bisogna spostare un gigabyte dell'altro, no? Ci sono tanti principali di Linux, oppure della riconoscita. Per esempio, io voglio spostare 6 gigabyte da voglio includere la memoria di Linux. Tu stai parlando non di RAM, stai parlando no, di memoria. Per quanto riguarda la VPN, quello che in realtà succede praticamente è che quando, soprattutto se usi la funzione che ti ha suggerito Enrico, della dinamica di allocated, quello che fa in realtà è dare un limite massimo quanto spazio può occupare l'oggetto e poi però quello spazio non viene per lo subito, è come un file dal disk virtuale che cresce quando si riempie di cose, quindi finché lo riduci di uno spazio che non ha ancora utilizzato, non gli importa nulla, nel senso massimo. Se cerchi di ridurre oltre lo spazio che già sta utilizzando, perché ci sono file che sono contenuti dentro, chiaramente ti dirà allora. se siete... Adesso Jack vi racconta, se siete già un po' più convinti, come fare un passo oltre, per davvero mettere sulla vostra macchina Linux. Se poi vi abbiamo incredibilmente convinto, abbiamo anche delle live USB già pronte per se avete già convinto, vi spera cosa farci. Come si installa Linux? Stiamo parlando di installarlo sul disco del computer, quindi essenzialmente è un'installazione reale. Abbiamo innanzitutto gli stessi passaggi, posso seguirli anche per la VM? Sono gli stessi da VM, anche se in realtà molte VM l'installazione la fa loro, a parte la gestione del disco ovviamente. Partiamo dai requisiti hardware. Premessa: sono i requisiti minimi di una distro che abbia un'interfaccia grafica. Linux può girare anche su un tostapane. Diciamo, stiamo parlando di requisiti hardware per distro che installa una persona normale, ecco. Letteralmente su tostapane. Sì, gira Linux su tostapane. Allora, un processore con 2 GHz dual core. Realisticamente un computer che abbia meno di 10 anni dovrebbe averlo. 2 GB di RAM, speriamo. 15 GB di disco. E, premessa, non un Mac che con l'M1. Si può installare su un Mac con l'M1, ma il processo è diverso da quello che farò vedere oggi, e se avete un Mac con l'M1 e volete installarlo, vi consiglio di entrare sul gruppo Telegram e venirci a trovare in sede. Per installarlo ci sono due possibilità. Dual boot o single boot. Cosa vuol dire? Dual boot, ad ogni accensione, si può scegliere se caricare Windows o Linux. Single boot avrete soltanto Linux installato. Quali sono i vantaggi? Beh, un dual boot, qualsiasi cosa succede avete Windows. Sbagliate qualcosa e non si accende Linux, avete Windows. Non sapete fare qualcosa, avete Windows. Quindi essenzialmente vi assunte in never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run. Ce la posso fare. Never gonna run. Leggete. Le slide dobbiamo farle in inglese nonostante parlermi in italiano. Volevi tradurre in italiano? No. Però sarebbe stato bello tradurre in italiano e vedere che beccava la cheat. Lo svantaggio è no full commitment. Essenzialmente, avendo sempre Windows come backup, alla fine, se magari avete poca voglia o qualsiasi cosa, non imparerete mai a fare le cose da Linux. E quindi non entrerete dentro l'ecosistema Linux, che secondo me è bellissimo, ma non sono le cose, cioè ognuno è diverso. Single boot. Linux si romperà. Perché state provando qualcosa di nuovo, è normale. Si sbaglia un comando, li sbaglio anch'io i comandi, succede. Però Linux è molto facile a riparare a differenza di Windows. Infatti, se starete soltanto su Linux, avrete il grossissimo vantaggio. Feel the power of the battle side. A parte scherzi, essenzialmente, una volta che capite la logica di Linux, potete fare tutto quello che volete.
L'open source è bellissimo. Volete l'icona sopra gialla al posto di rossa? Potete farlo. Volete... potete farlo. Comunque, in questa presentazione cercherò di spiegarvi nel modo più semplice possibile, ci provo, in realtà è semplice, perché è difficile spiegarlo. Cercherò di spiegarlo in modo semplice, ma farlo è semplice. Come installare Linux in 4 passaggi. Capitolo 1. La USB Live. Cos'è la USB Live? La USB Live è essenzialmente una chiavetta USB su cui voi caricate Linux, che può essere che è inserita nel computer con dei passaggi che spiegherò dopo, carica il sistema operativo Linux dalla chiavetta, quindi non tocca il vostro disco fisico. È molto bella, potete provare Linux, potete testare che tutti i componenti vadano, la scheda Wi-Fi, eccetera, eccetera. Ormai, realisticamente, andrà tutto. Ormai, cioè, io non ho mai avuto problemi di compatibilità e qualcuno ha avuto problemi di compatibilità tra chi... Nessuno, perfetto. E potete provare Linux, vedete se vi piace. Ha un solo piccolo difetto. Non c'è persistency. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra ogni riavvio tutti i dati che avete scritto sopra si azzerano. Fate il boot da live USB, scrivete la Divina Commedia 2 e avviate, avete perso tutto. Quindi è una soluzione carina per provare, chiaramente non adatta a lungo termine, anche perché far girare un sistema operativo dalla USB va piano. Le USB non sono fatte apposta per far girare un sistema operativo. Quindi parliamo di come fare una live USB. Avete bisogno di pazienza. Questo è fondamentale. In particolare le prime volte vi consiglio di avere un po' di tempo, giusto per leggere i passaggi due volte. Non è difficile, però magari è meglio farlo con calma, si evita di fare le cose due volte. Un sistema operativo funzionante, anche Windows funziona, non vi preoccupate. A volte. Il file ISO è immagine di disco, cercate Ubuntu download, vi dirà lui il file ISO. E, una chiavetta USB, usate una USB 3, vi prego. Potete farlo anche sulla 2, l'esperienza sarà terribile. E non è colpa di Linux, quindi... E poi l'ultimo tool che serve si chiama Balena Etcher. Balena Etcher è un tool molto semplice. Questa è la faccia di Balena Etcher, ahimè, da Windows. Ho dovuto usare Windows per fare questa presentazione, quindi capite quanto mi sto impegnando. Balena Etcher è molto semplice. Mettete l'immagine di ISO, la chiavetta avviabile. Una chiavetta che, inserita nel computer con i passaggi che sto per spiegare, carica il sistema operativo. Nota tecnica, molto importante. Sì, l'ho messo. Se lo mettete su uno schermo più largo, è più grande la scritta, l'ho messo a tutto schermo. Quando usate Balena Etcher, vi dirà di selezionare un disco. Controllate che sia la USB che volete voi, perché questo disco verrà formattato. E nessuno vuole perdere dati. Balena Etcher vi chiederà tre volte prima di confermare. Sfruttate questa opportunità che viene concessa. Come fare il boot della live USB? Che parole complesse. Come caricare la chiavetta perché carichi Windows, Linux? Prima cosa vi devo parlare di un oggetto chiamato BIOS, che in realtà si chiamerebbe più tecnicamente UEFI, ma... potete vederlo anche come firmware setting, che alcuni chiamano setup utility, o altri per accorciare EFI, o altri a miliardi di nomi. Io lo chiamo BIOS. BIOS è un termine sbagliato tecnicamente. Se dite BIOS tutti capiscono, quindi usate BIOS. Sappiate che ha qualche altro nome in più. Comunque, come si accede al BIOS? Spegnete il computer, accendete il computer, spammate, premete con ripetizione il tasto F2, di solito. Qua inizio grossa parentesi. I computer, in particolare il laptop, sono tutti diversi. La maggior parte dei computer hanno il BIOS mappato sul tasto F2.
Alcuni computer tipo i ThinkPad ce l'hanno su F1. Ho sentito di altri su F6. Qualcuno su Canch. Qualcuno su Canch. I fissi ce l'hanno su Dell. Su Canch i fissi. Qualcuno è entrato nel BIOS. Sì, infatti. Il BIOS quando entra fa beep. Exita su F1. Allora, provate su F2. Non va F2, cercate vostro computer come entra nel BIOS. Non funziona, passate al polo a trovarci. Offriamo una birra e entriamo nel BIOS. Una volta che siete entrati nel BIOS, dovete cambiare un po' le impostazioni. Parte 1. Togliere il boot sicuro. Cos'è il boot sicuro? Un protocollo di sicurezza sviluppato da Microsoft per proteggere le povere persone dal poter utilizzare Linux. Non è vero, in realtà è di sicurezza. Essenzialmente tutto il codice che viene eseguito deve essere firmato, eccetera, eccetera. Non sono la persona più esperta a spiegarvelo. Potete disattivarlo. Basta che non infilate chiavette a caso e le avviate. Quante persone hanno infilato chiavette a caso e cercato di avviarle? Non conti, perfetto, nessuno. Quindi è perfettamente sicuro disabilitare il boot sicuro. Su alcune distro si può tenere attivo Ubuntu e Ubuntu. Quindi, però, l'ho disattivato, così almeno non c'è problema. Controllare che si attivo il boot USB. Su alcuni BIOS, si può attivare la scelta del disco, cioè si chiama tipo F12 boot menu. Essenzialmente ogni avvio, se spammate F12, scegli da che disco avviare. È un modo pratico, se no è più complesso. Poi, su alcuni BIOS, se si preme F10, si salva e esce. Se non è questo il caso, cercate Save and Exit. Boot. Attaccate la chiavetta USB. Accendete il computer. Spammate il tasto F12, se il vostro BIOS ovviamente ha il boot menu con l'F12. Selezionate la chiavetta. Pregate. I computer sono tutti diversi. A volte parte, a volte no. Purtroppo non si sono mai messi d'accordo sui particolari sui laptop, quindi a volte c'è qualche impostazione qui da fare. Se non parte, controllate che la chiavetta sia fatta bene, controllate che il computer non abbia qualche impostazione, passate in sede che lo facciamo una birra che sistemiamo. Capitolo 3. La scelta. Mi sono divertito. La scelta è dual boot o single boot? Dual boot? Perfetto. Perché a questo punto bisogna installare Linux e quindi avete avuto gli esempi precedenti per decidere se volete fare dual boot o single boot. Il vantaggio è che i passaggi per installarlo sono simili. Adesso vi spiegherò come si installa Linux, vi dirò i passaggi principali, non sono di una distro particolare. Volete sapere come si installa una distro? Cercate Ubuntu Installation Guide, troverete i passaggi. Ma in realtà una volta che si sanno i passaggi, le distro sono tutte simili, a parte Gentoo. Vabbè. Se i passaggi non sono questi, vuol dire che avete scelto una distro inadatta a una persona alle prime armi. E quindi passate in sede che vi spieghiamo come si fa. Essenzialmente, ogni installer Linux ha questi passaggi. Devi attaccarla al network, setappare il disco, setappare l'utente, setappare time zone, gli orari, quelle robe là, installare. Tra parentesi, qualcuno mi ha installato Windows da zero? Mi ha aiutato ad installare Windows? Ecco, mi dispiace. Comunque la stessa dedicazione, i passaggi sono gli stessi. Sì, solo che Linux ti permette di scegliere dove mettere l'installer. Non lo mette dove vuole lui e non crasha se avete più i due dischi attaccati. Lo dice uno che un giorno su due deve cacciarsi tutta la scrivania, scollegare SATA dal computer per installare Windows. E soprattutto non ci sono 482 posizioni di privacy perché di default è open source, quindi se non installate Ubuntu non vi traccia. Purtroppo non c'è Cortana. Che tragedia, manca tutti Cortana. E non c'è neanche Edge, però se volete, secondo me riuscite a installarlo. Fase 1. Se volete fare dual boot, dovete creare uno spazio libero nel disco per far sposto a Linux. Io non sono bisogno di tanto spazio.
però dovete shrinkare il disco Windows. Le slide qua non si leggeranno, ma vabbè. E parte 1, dovete lanciare roba carina. L'applicazione dice che si lancia Disk Management. Dal menu si chiama Create and Format Hard Disk Partitions. Se cercate il disco a me viene fuori come primo risultato. Mi auguro sia anche per voi. Lo lanciate, avrete questa immagine. Questo è sul mio fisso, quindi ho un sacco di dischi. Dovete scegliere il disco C, realisticamente, che è quello che fa il boot, quello su sopra Windows. Nel caso è questo qua, faccio una C con una. Dovete cliccarci sopra col tasto sinistro e cliccare Shrink Volume. Se avete Windows in italiano sarà qualcosa di simile. Tasto destro. Provate con entrambi, una di due funzioni. Scegliete quanto spazio volete lasciare a Linux. Quello Enter la Mato Space. Mato Space Shrink. E premete invio. Quanto spazio lasciate? Allora, l'installer bisogna, abbiamo visto prima, di 15 giga. Io ne lascerei almeno 50. Perché così se installate pacchetti avete spazio. Dipende quanto spazio avete sul disco, però direi che secondo me 50 è un buon compromesso. Poi se vi piace, se scoprete per caso che vi piace più Linux di Windows, potete togliere Windows e installare Linux. Se avete una bella barra nera con scritto Free Space a fianco al disco, dovrebbe essere andato tutto come dovrebbe essere andato. Installazione. Fate il boot alla chiavetta USB, vi ho già spiegato prima. E una volta che fate il boot, su tutte le distro recenti semplicemente compare un menu che dice prova la distro, installa la distro. Per installarla dovete cliccare su installa la distro specifico. Il processo di installazione è molto facile, perché avrete set la tastiera, il posto della lingua, vi prego installatevi in inglese, e date ora, crea l'utente, credo in voi, quindi sono convinto che ce la possiate fare senza tutorial. La parte più complessa è il settaggio del disco, in particolare se volete fare un dual boot. Perché? Se dovete fare un single boot, queste sono dall'installo di Fedora. I concetti sono uguali. Scegliete il disco, cliccate automatico, lui dirà faccio tutto io, sì sì fai tutto tu, invio, fa tutto lui. Se invece volete fare un dual boot, certe distro vi aiutano. Lo fanno loro, essenzialmente, Ubuntu, che io sappia, e basta. Tutte le altre distro dovete fare voi. Dovete andare su Custom, scegliere il disco. Scegliere la configurazione del disco Custom. Creare una nuova partizione. Qua si fa col tasto più. Si fa in modo simile. Quando scegliete la partizione, tutto lo spazio che avete tolto prima e il punto di montaggio, il mount deve essere la root. Slash. È importante, se no non funziona niente. Ma il vantaggio è che se sbagliate qualcosa qua, vi dirà manca un punto di mount, manca il montaggio del punto. Poi dovrete prendere la partizione UEFI del disco, una partizione su Windows è da 100 MB, su macOS da 200, e dovrete selezionarla, in questo caso è questa qua, System Partition, e dovete dire che deve essere montata in boot slash EFI. Se non lo fate, vi dirà dovete inserire una partizione di EFI. Quindi c'è una specie di controllo. Poi qua di base c'è sempre un backup, in questo caso qua mi dice e tutto va bene, spero. È verde, sì, infatti. Se è verde va tutto bene, se è rosso, temo di no. A questo punto, confermate, installate. Aspettate un po' perché ci sarà l'installer che macina, scarica, non scarica, bla 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 bla. A volte si ferma, ma in realtà funziona ancora. E alla fine comparirà l'installazione completata con successo, di solito. Quindi, divertitevi. Buona fortuna. E grazie per l'attenzione.